Ciao a tutti amici e bentrovati su TCG Television da Daniel e di nuovo da Pokémon Card Game Sintonia Mentale, espansione su cui avevo bassi propositi in quanto l'unica carta che mi interessa tanto di questa espansione sono Mew e Mewtwo GX alleati e cui spero di trovare tutte e tre le versioni GX, GX Full Art e GX Fuori Serie, quindi quest'oggi andiamo alla caccia di Mew e Mewtwo GX. Drop it. A prima vista sembrerebbe uno spacchettamento a due, ma in verità c'è qualcosa qui sotto che è un altro pacchetto di Darkrai e Umbreon. Il motivo per cui ci sono due pacchetti Darkrai e Umbreon lo potete scoprire se avete visto il video precedente. Sono leggermente superstiziosa riguardo questi spacchettamenti, lo so, in realtà non è da me essere superstizioso, ma sto provando a vedere se effettivamente c'è qualcosa, quindi ho preso Mewtwo e Mew perché cerco di trovare loro e in più ho preso questi due di Darkrai perché penso siano fortunati. Andiamo subito alla spacchettata e cominciamo proprio da uno dei due di Darkrai e Umbreon. Buio contro Psico. Alla ricerca del duo perfetto. Poi semmai vi dirò anche il perché. Allora, via il codice. Ecco qui il nostro pacchetto, andiamo a fare il nostro trick, è tutto nostro qua, 1, 2, 3, 4, e vediamo cosa ci portano Darkrai e Umbreon. Allora, innanzitutto un Bounsweet, che è una comune, va bene, Joltik, Salandit, tutto in it, Dick, Riolu, Meditite, Energia Fuoco, LGM, da un po' che non si vedeva LGM, tavola da inversione, cos'è? Il costo di tirare dal Pokémon consegnato a questa carta è ridotto di 1, pochino. Se questa carta viene scartata dal gioco, aggiungerà quella che ha in mano invece che la pila degli scarti. Carino. Però l'effetto non è dei migliori. Carme Costa. Di tipo acqua. Poi la reverse è uno Swaldun e... Oddio, non so se ho visto Zighirinato, può essere full art o fuori serie, non lo so. Non voglio spizzarla, voglio toglierla al 3 e scoprire assieme a voi cosa abbiamo trovato. 1, 2, 3. Ah, speravo loro in full art. Vabbè, cortesia dei misti, full art. Cerca nel tuo mazzo fino a 3 carte aiuto, mostra e aggiungere le carte che hai in mano, poi mischia le carte nel mazzo. Niente di che, però è una full art, tanto un buon incoraggiamento per cominciare e ringraziare, come detto, Darkrai che porta bene. Mew e Mewtwo, adesso tocca a voi e cominciamo e finiamo, essendo un pacchetto solo per loro. Ma sai, vi dico, botta a sorpresa, cambio, continuo con Darkrai. No, ci ho ripensato di nuovo. E vabbè. Vabbè, mi piace perdere tempo così, lo so. Però tra l'altro si è aperto, è l'unico pacchetto finora che mi si è aperto bene di queste espansioni. Sa che non significhi qualcosa. Innanzitutto togliamo il codice. Il pacchetto. Vai mio e Mewtwo, portami qualcosa, altrimenti Darkrai è migliore in assoluto. Scraggy. Numel, Dynamo, Poipol, quindi... Ah, è vero, in questa espansione abbiamo Draganadel, in questa volta versione Drago. Poipol, Snorunt, Energia Elettro, Cresselia! Cresselia non comune, tutti i Pokémon leggendari non comuni, va bene. Pregioball, che ci permette di trovare un Pokémon GX nell'ammazzo, aggiungerlo alla mano, simpatica. Tauros, bell'artwork, sembra quasi che scenda dalla sua costellazione. Questi fulmini dietro. La reverse di tipo drago ed è un Haxorus con macina, abilita una volta durante il turno. Prima di attaccare puoi scartare una carta stella in gioco. Trova e segna fino a 3 carte energia, fuoco e acciaio in qualsiasi combinazione dalla tua mano a questo Pokémon. Non è male. Ha 2 energie, una fuoco, un acciaio, portentosa. Questo attacco infligge 40 danni in più per energia base assegnata a questo Pokémon. Ah,
Ah, ci piace. Peccato che è un fase 3. Attenzione, Mewtwo non sa rispondere e trova una Edge Slash con un artwork veramente faigo, ma veramente, veramente faigo. Lama Eterna, se questo Pokémon viene messo KO dai danni inflitti da un attacco al tuo avversario, aggiunge le carte che hai in mano invece che la pila degli scarti. Scarta tutte le energie adesso assegnate, però mi sa che i premi li prende. Ha un'energia incolore, lacera scarto. 10 per questo attacco inflige 10 danni per ogni carta a strumento della tua pila degli scarti. Non può infliggere più di 130 danni. Ah, c'era la sola. Però questa limitazione mi fa venire in dubbio. Non può essere infliggere più di 130 danni in questo modo, ma prima o dopo aver applicato debolezza? Questo non è specificato ed è da chiarire. Terza e ultima busta che avevamo lasciato in sospeso. Mi dispiace per i pacchetti di Mewtwo e Mew che sono sempre sfigati. Tutte le volte che li ho aperti quasi praticamente non ho mai trovato niente. Mentre Darkrai scula come un toro. Che i tori sculano, se non lo sapete, sapetelo. 1, 2, 3, 4, 1, 2 e vai di Darkrai. Salandit. Salandit, Riolu, Meditite, Shroomish, Slakoth, Basculin. Cortesia di Mistia, ci voleva proprio, anche normale. Knocked Owl, artwork che potevo fare meglio anch'io con la mano destra, visto che sono mancino. Un altro Salandit e basta. E mamma, ma quanto scula Darkrai? Cioè io non lo so, ma veramente tanto. 1, 2, 3 Dragonite GX. E va bene, ci manca, ci piace. Piace un parolone. 250 punti vita di tipo drago e un'energia acqua, un'energia elettrica, un'energia incolore drago artigli da 130 danni. Ha 5 energie incolore, 2,70 e scarta 3 energie assegnate a questo Pokémon. Però ci sono le nuove energie speciali che quando vengono scartate invece si riprendono, quindi carina. È un'energia incolore con segna Mac GX. Puoi scartare un numero qualsiasi di carte che hai in mano finché ne hai 9 o meno. Pesca fino ad avere 10 carte in mano. Vabbè, fase 2, vabbè, carino da collezione, secondo me. Bene ragazzi, direi che Darkrai piglia tutto perché trova sempre tutto lui e questa volta ci porta Dragonite e una cortesia di Misty Full Art. Molto bene, molto soddisfatto. Per questo video è tutto, e io vi saluto e vi ricordo di lasciare un commento al video se vi è piaciuto o se volete vedere qualcosa in particolare su questo canale, e inoltre potete seguire la pagina Facebook che trovate in descrizione e ogni tanto in pop-up durante il video. Vi saluto e ci vediamo alla prossima!